Dario Flaccovio Editore pubblica Salina, la sabbia che resta, di Palazzotto, Cacciatori e Catalano, ambientato nelle spiagge delle Isole Eolie. Il vostro è un romanzo a sei mani, ma non si nota alcuna discordanza stilistica. Come siete riusciti a coordinarvi nella narrazione? È stato molto più semplice di quanto ci aspettavamo. Poi in realtà non è che ci siamo preparati. L'unica forma di preparazione che abbiamo fatto è stato fare una scaletta. Fare una scaletta che ci rendeva possibile condividere i punti cruciali della narrazione, essendo in tre. Cioè, tecnicamente abbiamo superato questo impasse. Poi il fatto che siamo anche amici e che viviamo normalmente, diciamo, molte esperienze che non sono soltanto lavorative insieme, questo ci ha aiutato. Salina è un giallo mozzafiato, vogliamo raccontare ai lettori tratti salienti della vicenda? Anche no. Però diciamo, possiamo riferire che è una storia a incastro, definiamola, più che giallo. È una storia di personaggi, di tanti personaggi che vivono in quest'isola, ognuno con le proprie angosce, con le proprie aspettative, e vivono anche delle vite non qualunque. Contrariamente a quanto si possa pensare, la vita all'isola spesso è molto meno monotona di quanto si possa immaginare, fin quando accade qualcosa di incredibile, di gravissimo, l'omicidio di un magistrato, e questo delitto innesca una serie di reazioni che appunto determinerà lo sconvolgimento delle vite di tutti questi personaggi. I personaggi sono tutti ben caratterizzati, appunto, diciamo, mai banali e sempre ricchi di dettagli. Ce ne raccontate uno? A questo proposito c'è da dire che si è verificato uno strano fenomeno che non avevamo previsto, nemmeno in questo caso. Si può dire che a un certo punto i personaggi hanno cominciato ad agire di propria volontà e si sono impossessati di noi quasi, perché io ad esempio ho cominciato a parlare come lo psicologo indiano e quindi quello diventava il personaggio che mi aveva posseduto. Chi abbia posseduto Raffaella Catalano non mi azzardo a dirlo, perché diciamo dovrebbe essere lei a dirvelo. Quindi no, poi scherzi a parte. Ha funzionato così. A un certo punto sono stati i personaggi che hanno preso il sopravvento e di conseguenza è come non è che ognuno di noi abbia scelto un personaggio, ma ciascuno di noi è stato scelto da un personaggio, indipendentemente dalla nostra volontà. Morgan Sportes, alla fine degli anni 70, si trasferisce nel deserto degli altopiani algerini per insegnare francese e scrivere un libro ambientato in Siam. Solitudini, uscito in Francia nel 2000 e pubblicato in Italia da Irradiazioni, racconta di questa intensa esperienza. Il libro è un diario intimo in cui si riversano i dubbi e le idee di un uomo che si confronta con una realtà diversa e lontana, ma anche il racconto duro e travagliato di uno scrittore alle prese con la sua opera. Lungo il deserto algerino, la vita sembra scorrere lentamente e i gesti più semplici possono diventare complicati. Accade così che fare un caffè risulta una vera impresa e anche riscaldarsi con una vecchia stufa a cherosene richiede una fatica non indifferente. Sportes ci porta nella miseria di un paese in cui manca qualsiasi cosa, in un'eterna periferia dimenticata da tutti, e ci restituisce sullo sfondo le descrizioni degli uomini che incontra durante il suo soggiorno. Ma Solitudini è anche il racconto di uno scrittore che si confronta con se stesso e con il suo mestiere. Il colore dell'estate? Le case editrici sembrano non avere dubbi, è il giallo. Con l'arrivo della bella stagione si moltiplicano le pubblicazioni di romanzi zeppi di mistero e intrighi. Minimum Fax ci propone un'inedita collaborazione tra Camilleri e Lucarelli con il romanzo Acqua in Bocca, primo in classifica ormai da settimane. Navarra Editore ci regala il secondo capitolo di Marineide, l'epopea semiseria di un sicilianissimo ispettore. Adelphi invece ripropone un classico, Georges Simenon e il suo famosissimo commissario, in Maigret e Prudente. Feltrinelli punta invece sul romanzo d'autore, con Alberto Manghel e il suo Tutti gli uomini sono bugiardi. Infine Mondadori presenta il secondo romanzo di Tarquin Hall, Bishpuri è il caso dell'uomo che morì ridendo, in cui il bizzarro detective indiano si deve misurare con un nuovo e affascinante caso da risolvere. Vita nuova per le fiabe classiche. Se avete amato storie come Cappuccetto Rosso e Biancaneve, non potete perdere i primi due volumi pubblicati dalla casa editrice sarda Aisara.
Nuove illustrazioni per Biancaneve. Fabrizio Antonio Ibba ci regala più di 30 tavole a colori che reinterpretano la classica fiaba pubblicata nella raccolta dei fratelli Grimm, Fiabe dei bambini e del focolare. L'illustratore sardo Massimo Podda reinterpreta invece Cappuccetto Rosso, fiaba che da sempre ha appassionato i più piccoli. Due volumi che non lasceranno indifferenti i giovani lettori con il loro mix di illustrazioni originali e storie classiche. Terzo volume, non ancora uscito, ma in arrivo a settembre, è Hansel e Gretel.